Bentrovati a Amici di Games, oggi vediamo la beta di Battlefield 1. Come potete ben vedere, questa è la beta, appunto, beta di Battlefield 1. Quando aprite il gioco, praticamente vi apre il gioco e non vi apre più la roba chiamata Battlelog, anche se non so se poi cambierà la cosa oppure meno. Fa vedere cosa c'è Battlefield 4, non so perché c'era sta roba. Questa forse è le news. C'è l'home con delle shortcut che compriranno i favorite browser, e qui là per i server preferiti, poi shortcut sui server, quindi praticamente dovrebbe essere tornato in teoria da messo qua su direttamente in gioco, che sinceramente è meglio piuttosto che averlo nel Battlelog. Multiplayer, qui abbiamo una modalità che è Conquest Rush, quel classico di Battlefield. Faremo adesso Rush, ok, qui poi c'è uno store, ok, ovviamente forse qua ci saranno cose di microtransazioni, speriamo che non siano pesanti perché a me non piacciono. Abbiamo le opzioni, controlli, adesso intanto c'è solo l'italiano, la vertical lasciamolo, field of view frontale deve essere essere 90 verticale, ok, qui lasciamo a 60 a 70 a DVS, ok, bene, motion blur attiviamolo perché mi piace, ok, blue bright no, squad team enemy va bene, screen adjust, ok, Advanced X12 Enabled, ok, lasciamo stare, grafica, cazzo auto, proviamo a mettere ultra, che mi girano di andare a ultra. Allora, internal resolution, 100% faster performance, mazzo RDA di 100%, quality super sampling. Ok, vuol dire che questo è completamente al 50% deve essere lasciato, ok, vuol dire il 100%, ok, questo alza il Y, lasciamo che questo, ok, back e andiamo in una partita multiplayer matchmaking. Qui abbiamo il matchmaking che ci trova un server oppure scegli direttamente nel server browser. Sinceramente è una buona cosa avere entrambe. Qui mi potete vedere a destra c'è la sezione degli amici. Attualmente quegli amici che ho non ci sono, sono tutti offline e non hanno Battlefield. Qui penso che possiamo invitare a fare la squadra, esatto. Quindi il massimo che qui vedo è 1, 2, 3, 4, 5. 5 per squadra. Quindi abbiamo squadre da 5 massimo. Ok, allora siamo, vedete, massimo di 5, 3 squadre perché abbiamo scelto giustamente quello, scegliamo questa qua, join squad, ok, abbiamo la mappa, ok, abbiamo la mappa, assalto, medico, supporto e scout, proviamo intanto assalto. Ok, come grafica non siamo messi male, che dovrebbe essere la stessa tipo di Battlefront avanzata. Eccolo compagno. Dove sta sparando? Coordinates have been sent to our artillery. Oh,
Maledetto bastardo sharpshooter. Ok, facciamo anti-sniper. Vediamo se riusciamo a fare qualcosa. Ah. Ora è coglione, così si fa. Qui si inserisce. Dov'è il nemico? Avanti, che dobbiamo prendere il posto. Enemy coordinates have been sent to our artillery. Okay. Abbiamo il cavallo. Ok, a quanto pare ci sta andando sempre più male, perché non riusciamo ad andare avanti, che non abbiamo tank, non ne hanno due qua, uno qua e uno qua, e non capisco perché non ce ne danno a noi neanche uno. Quindi ci ritroviamo ad essere alla fine, no, come prima, a difendere senza avere un vantaggio, che è la cosa problematica. Defend the new objectives. È così difficile andare avanti, se non c'è un carro armato qua per difendere, e neanche uno, è pesante. Proviamo un po' a fare da cestino. La partita è andata bene prima, adesso no. Si vede che non si può sempre vincere. Possiamo fare lo skip revive, ovviamente il medico qua è inesistente. Lo potrei anche fare io, però vedo che nessuno resta nessuno. Che è sempre una cosa sinceramente che metto questi in battle. We have lost objective button. Sana sıhhi yardım çantası. We have lost objective apples. Aha, sıhhi yardım çantası. Non mi posso autocurare. Sıhhi yardım çantası. By our artillery barrage. Retreat. Sıhhi yardım çantası. Tedavi ol. Aia. Oh, ma veramente tutti i cecchini stanno facendo, eh? Che è una cosa incredibile. Perché non ci dai un cavolo di tank, benedetto, e inizi a fare un po' di danni? Perché queste qua sono le zone che l'hanno conquistato, queste qua sono quelle che ci rimangono, in sostanza. Ah. Anche con che quale fa il cambio.
fare un po' di parkour, diciamo, entro certi limiti, però quanto vedo. Ok, lo sparo, non lo becco, lui prende, mi spara, mi becca, cioè, non ho parole. Sinceramente però non mi piace fare questa cosa del cecchino, tipo da fare da sniper fest. Madonna, oh, non riesco neanche a difendere. Compagni qua sembrano assenti. Che poi non capisco perché mi ha portato qua dall'altro team. Cioè, ero nell'altro team nella scorsa partita. Mi devo ritrovare con questo team qua. Sì, vabbè ragazzi, però Cristo in croce. A difendere il punto, no? Questo succede quando il team è più interessato a fare le kill piuttosto che a difendere o fare le partite, che questa è una cosa sempre che sto usando, che è presente in ogni benedetto battlefield. Questo è crudele. The enemies are being halted by our artillery barrage. Retreat. Ok, stacco corlosso, torniamo indietro. Difendiamo al sesto benedetto posto di A, ma meglio riusciamo. Passa ora una montagna di cecchini. Defend the new objectives. Vediamo di poter difendere al meglio, perché tanto qua devono arrivare. Mi sa che già stanno arrivando. Ho sentito dei rumori. Strano. Ma tutto sommato non è male il gioco, a livello grafico non so se neanche quello totale non è male, e neanche il performance sono decisamente abbastanza eccellenti. Ok, vabbè, qua ho sparato io male da cani. Non voglio neanche vedere quanto ho fatto fino adesso, sennò probabilmente mi metto a piangere. Ragazzi dietro di voi, no. Madonna. Niente, anche ha perso. Ma non voglio spawnare invece il mio compagno. Ah, posso anche fare la customizzazione. Ok. Do not have war bonds. Ancora non ce l'ho. Ah, che sono questi? Oh no, boh. Le mie piotte artillery. Poi sale armi. Quelli sono tutte le mitratrici. Sale armi, gadget, quelli che c'è. Tank anti-mine. Anti-uomo questa qua. Another enemy vehicles. La persona, vero? Anti-tank, smoke, mini grenade, incendio, impact, frag. E lì, shovel, club, latchet. Ognuno col suo pro e suo contro. Vabbè.
come al solito la musica così sparata sta a indicare che sono per perdere. E abbiamo perso. Una vittoria persa, vabbè, non importa. Oppure abbiamo perso entrambe. Non ricordo. Vabbè ragazzi, questo è essenzialmente, come avete visto, Battlefield 1. È un Battlefield 4 con grafica da Star Wars Battlefront e anche col metodo di spawn random, che sinceramente non, forse per la modalità, però non è che sono un fan ovviamente su Rush dover fare questa cosa qua. Bene, spero che vi sia piaciuto questo video, noi ci vediamo la prossima volta, da vostro